linea di questi romanzieri degli anni 70, poi abbiamo visto la Dacia Maraini e vi ho proposto la lettura della biografia che diventa romanzo, però arrivando anche per lei al romanzo storico, facendovi notare la differenza tra il romanzo storico di Tabucchi e quello della Maraini. E adesso affrontiamo questo Sebastiano Vassalli, vivente, anni 71, quindi contemporaneo rispetto agli altri, il quale scrive da 50 anni. Scrive e ha scritto talmente tanto che per fare questo lavoro che vi propongo stasera, che ho intitolato Un nulla pieno di storie, perché è il titolo che lui ha dato alla sua, alle sue biografie reinterpretate in questo anno in cui ha compiuto 70 anni. Quando ha compiuto 70 anni c'è stata una grandissima festa nel Novarese, dove lui abita. Anche la casa editrice Interlinea gli ha dedicato più saggi, e lui ha concesso questa intervista, Un nulla pieno di storie, raccolto da Giovanni Tesio, che riassume un po' il suo operato, per cui se qualcuno poi volesse anche leggerla, questa ha un'immagine abbastanza completa del suo itinerario. Tabucchi è nato nel 41, è nato per caso a Genova, è cresciuto a Novara. È cresciuto a Novara, ha avuto una vita difficile, la scopriremo man mano guardando le sue opere, queste opere numerosissime, per cui per segnare un percorso dobbiamo proprio tratteggiarle, vederle cronologicamente, tenendo i punti fermi di questa sua storia. Una storia, vi ho detto, legata a Novara, una città che lui ama moltissimo, dalla quale non ha nessuna intenzione di muoversi e alla quale ha dedicato due opere. Una è Un nulla pieno di storie, dove racconta di Novara e del perché ha scelto Novara. L'altra è proprio Terra d'acque, Novara, la pianura e il riso, sempre pubblicato da Interlinea, in cui dice il fascino di questo suo paesaggio che è l'origine. Siccome fa anche la presentazione di se stesso nel presentare Novara, io vi leggo proprio la presentazione, così avete come lui si vede e potrete verificare poi da quello che vi racconterò dopo la distanza che possiamo correre. Dice di se stesso: abito in campagna, in una località piuttosto lontana rispetto ai luoghi in cui si decidono i destini degli uomini che vivono in quest'epoca. Faccio lo scrittore in una lingua periferica. Nel mondo la parla una persona su 100. Ho un giardino con qualche albero da frutta e molte rose. Ho due cani, un gatto, un porcospino. Sono stato sposato, adesso non lo sono più. Ma la mia solitudine è affollata di presenze che col tempo hanno acquistato una vera e propria consistenza fisica. I personaggi dei miei romanzi, quelli che ho già raccontato, quelli che devo ancora raccontare, quelli che forse racconterò o non racconterò mai, sono sempre da qualche parte qui attorno. Mi parlano, mi rispondono, mi dicono la loro opinione su quello che sto facendo. Qualche volta vorrei tenerli lontano, ma non posso, perché ormai sono entrati nella mia vita e fanno parte. Tutto ha a che fare con la letteratura. Gli esseri umani o nascono già all'interno di un'opera letteraria, come il Paladino Rolando oppure la Madame Bovary, o diventano letteratura mentre vivono
sui giornali, in televisione o comunque nella fantasia dei loro contemporanei. Il resto è roba che finisce al cimitero, in pratica non esiste. Nelle mattine di primavera, dalle finestre di questa casa, rivolta a sud e a ovest, si vedono i paesi della Bassa, distinguibili l'uno dall'altro per i campanili e per qualche resto di torre medievale. Dalle finestre rivolte a nord-ovest si vedono le Alpi, dominate dal massiccio del Rosa, per centinaia di chilometri, e all'estrema sinistra c'è il Monviso, con la sua sagoma inconfondibile, e a destra, in fondo, le montagne della Prima Guerra Mondiale. So che nel mondo, e anche in Italia, ci sono paesaggi più celebrati e più belli di questo, ma io ormai sono abituato a vivere in questa casa, davanti a questo orizzonte, e ci sto benissimo. Il mio granello di felicità, quel granello di felicità che ogni uomo porta con sé nel mondo al momento di nascere, era sepolto in questa pianura dove vivo, tra il Ticino e il Sesia. Ancora non l'ho trovato, ma io continuo a cercarlo. E questa è la sua presentazione, che è una splendida presentazione, sapendo poi quelle che sono le chiavi di lettura. Per parlare di lui bisogna risalire al momento in cui incomincia a scrivere, 20 anni, quindi è nato nel 41, anni 60. Anni 60 sono i momenti dell'avanguardia, quell'avanguardia di cui vi ho parlato nel primo incontro, vale a dire il gruppo 63, il gruppo di Sanguinetti, di Manganelli, di Balestrini, eccetera. Lui ha aderito al gruppo 63, ne è stata una parte attiva, quasi fanatica, poi pian piano se ne è allontanato fino a ripudiarla nel modo più deciso. Più tardi dirà, ripensando al suo percorso: il mio percorso per diventare scrittore è stato lungo e inutilmente tortuoso. Ho scritto, e purtroppo ho anche pubblicato, molti testi di cui ora non riuscirei neppure a riconoscermi e di cui ho dimenticato perfino le ragioni. Vorrei aver seguito un altro percorso, ma vivevo quell'epoca, non potevo tirarmene fuori sollevandomi per i capelli come il barone di Munchausen. Io sto ripudiando questo momento. Avevo bisogno allora di provarmi che esistevo. A 20 anni io ero 3 cose. Una disperata vitalità che doveva provare a se stessa di esistere, non per vanità, ma per necessità. Questo stato d'animo lo porta all'avanguardia, di cui poi dirà non era un'avanguardia, non era un non tutto, era una specie di Arcadia che voleva essere autosufficiente. Uno dei suoi libri è intitolato L'Arcadia, uno dei primi che scrive. Credeva di essere autosufficiente, che odiava gli scrittori e forse odiava anche i lettori, proponendo il gergo, proponendo la chiave di questa sperimentazione selvaggia. Produceva, lui dice, un balbettio cartaceo e quindi non ha fatto altro che devastazioni. Insomma, vedendolo col senno del poi, lui dice, è come se avesse voluto quell'avanguardia teorizzare l'inutilità della letteratura. In effetti avevano abolito il romanzo storico, il romanzo psicologico, il protagonista, il personaggio di guida, volevano far sparire perfino l'autore dietro la sperimentazione. Insomma,
prendo le distanze da quel momento, che pure è stato un momento importante e che è durato molti anni. È stato un momento, lui dice, guardandolo dopo, un momento formativo. Ed ha ragione, perché da quel momento formativo lui ha ricavato una abilità straordinaria nella manipolazione del linguaggio. Ha una capacità davvero fuori del comune di usare vocabolario, meccanismi linguistici, meccanismi strutturali del romanzo, gusto satirico, uso della lingua che è parlata, popolare, dialettale, gergale, aristocratica, colta, letteraria, insomma si muove benissimo dentro il territorio della lingua e si muove anche con grande gusto ironico. Vi faccio un esempio adesso, per non essere troppo astratta, di questo uso dissacrante che lui fa nella lingua, in Abitare il vento, una delle opere prime, apprezzato molto, perfino da Calvino, anche se lui poi l'ha ripudiata. Qui abbiamo, di solito è un personaggio che viene alla ribalta perché l'autore si sforza di dargli la parola. Qui abbiamo il rovesciamento, è come se il personaggio si rivolgesse all'autore per dirgli satiricamente che comunque è inadeguato e viene fuori così il discorso. Caro autore, io mi sono impiccato, ma tu regolati come vuoi, perché questa faccenda non ti appartiene e io non so mica chi tu sei. Così va meglio. Insomma, contiamocela giusta. Gli autori sono personaggi anche loro, come i lirici greci dell'immortale risuono del verso Quasimodeo. Io, Antonio Cristiano Rigotti, sono un personaggio come tutti, ma sono anche un autore di tante cose, per esempio del grande proletariato. E il grande proletariato, lui sì, è solo sul cuor della terra, ma poi non è propriamente solo, perché c'è un'altra faccenda, lunga e nera, la stessa, la storia. La sciarada alterna di storia fessa. Così è inutile che scrivo, perché se non fossi io l'autore di me, adesso mi vorrei impiccare e conferire, per conferire con l'autore del mio romanzo, inchiodato finalmente alle travi della responsabilità, per Abitare il vento. Oh yes! Questo è l'esempio, cioè, di prosa sperimentale che lui sta adottando in queste prime esperimenti linguistici e di romanzo sperimentale. Ma la lingua, vi dicevo, e il linguaggio in generale è davvero un territorio che lo cattura e lo cattura sia nei primissimi tempi sia in tempi recentissimi. Per esempio, in ambito linguistico, lui scrive nell'89, scrive il neo-italiano. Allora, uno si aspetta che stia facendo un trattato sulla lingua. In realtà sta cercando un inventario del vocabolario degli anni 80 e ne trasforma non in un vocabolario ma in un pamphlet molto ironico in cui utilizza le parole, le banalità soffocanti di quel periodo, le parole guide che sono degli stereotipi, spesso sono mancanti di fantasia, per farne una pagina granfiante, una pagina davvero che toglie la pelle sugli usi linguistici degli italiani e su come gli italiani sono così bravi a manipolare le parole che ne cambiano il significato. Per esempio, lui dice: da che mondo è mondo, le catastrofi in Italia producono morti, feriti, danni materiali e parole.
per restare nel nostro secolo, la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale ha prodotto l'armistizio l'8 settembre del 43, che in realtà, a voler essere precisi, era invece una resa senza condizioni in seguito a una schiacciante sconfitta. E poi l'alleanza unilaterale e abusiva, perché gli alleati erano alleati fra loro, ma non erano alleati nostri, con gli inglesi e con gli americani, che occupavano militarmente il paese. Così per le catastrofi naturali, Valtellina, 87, la catastrofe è servita a rilanciare due verbi fuori uso, tracimare, esondare, e a far nascere un altro sostantivo, lo sfioro. L'italiano, posto di fronte alle catastrofe, cerca di addomesticarle, parlandogli, le coccola, le tiene buone. Ed è davvero un peccato che nessun studioso di lingua, perlomeno che io sappia, finora si sia occupato di questo fenomeno. Torniamo al verbo tracimare. La montagna, come è noto, franò, ustruendo la valle, e le acque dell'Adda cominciarono a salire, formando un lago sempre più cospicuo che minacciava dall'alto la città di Sondrio. Che fare? Due partiti si contrapposero in quei giorni, fortemente armati, di chiacchiere. Il partito contrario e il partito favorevole alla tracimazione controllata del lago. Se si occupasse delle parole di oggi, non so, guarderebbe il ciuccio, guarderebbe rottamare, che invece sono diventate le nostre parole di questi anni. E questo lo scriveva nell'87. È ritornato su questa riflessione, che è letteraria ma anche polemica, perché ha una dispolemica notevolissima, non ve ne accorgete, con un altro libro intitolato L'Italiano. L'Italiano è del 2007. E fa un'analisi del carattere degli italiani, cioè un tema, una specie di comédie humaine sul carattere degli italiani. Fa 12 ritratti di personaggi italiani a partire dal Settecento, arrivando fino a Bettino Craxi e all'ultimo arcitaliano, signor B, e dice: un paese con due caratteristiche fondamentali. La prima è quella di essere sostanzialmente immobile. È un paese vecchio, anzi vecchissimo, dove tutto è già accaduto in passato e dove non accade più niente di veramente nuovo e di importante da 500 anni. Qui non ci sono la nuova frontiera, l'Eldorado, e nemmeno il sogno americano, e neanche l'Oriente radioso della nuova Cina. Qui il sole dell'avvenire è sempre al tramonto. L'unico sogno ricorrente da due secoli è quello di una rivoluzione che mandi tutto all'aria, ma non ha mai portato niente di buono. E questo lo dice nella premessa. E identifica questi caratteri degli italiani, sui quali ironizza, in tre, diciamo, caratteristiche. La prima è l'inappartenenza. Per gli italiani c'è uno slogan trionfante: gli italiani sono gli altri, io non sono mai italiano e non mi identifico. Il secondo è l'irresponsabilità. E nasce dalla convinzione, dice, proprio genetica, che poi tutto sommato tutto si aggiusterà e si deve riparare, si aggiusterà. E la terza è la smemoratezza. Gli italiani non ricordano mai il passato e quel che è successo, ed è la sintesi delle due precedenti. E c'è il proverbio che va per la maggiore: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, e scordiamoci il passato. Questa è la caratteristica dell'italiano, perché l'Italia, lui dice,
piaccia o no, è un paese di fronte. La sua storia, il suo carattere l'hanno portato ad essere ciò che è venuto alla luce in questi anni, ed è inevitabile che poi il paese sommerso emerga. L'impresentabile tenuto chiuso in cantina prende il posto in famiglia. Essere italiani non è facile, su questo non ci sono dubbi. Così come non ci sono dubbi che voler bene al proprio paese, qualunque sia, significa vederne i difetti, desiderare di correggere. Perché l'affetto cieco che non vede nulla e che nega il resto non può considerarsi affetto, è ipocrisia. E detto questo, presenta la prima delle novelle di quel libro intitolato L'Italiano, che anche qui straordinariamente divisa in due parti, perché è l'incipit delle novelle, quindi mezza pagina. Poi si smette, si ferma, racconta dei 12 personaggi che vi ho detto e chiude poi alla fine con il finale della novella stessa. Allora io vi leggo questa, così vi rendete conto di che cosa, come tratta e di che vena satirica morale ha. Allora è una novelletta, eh? Il giorno del giudizio universale, Dio chiamò a sé tutti gli uomini del mondo, con le rispettive consorti. Chiamò l'inglese e l'inglese rispose, eccomi. Chiamò il cinese e il cinese rispose, sono qui. Uno dopo l'altro Dio chiamò il russo, il francese, il greco, l'americano, il giapponese, l'australiano, l'arabo, il nigeriano, il marocchino, il portoghese, e di ognuno Dio esaminò, tutti risposero presente, e di ognuno Dio esaminò i vizi e le virtù e li mandò in purgatorio, perché nessuno meritava il paradiso e nessuno era abbastanza malvagio da trascorrere l'eternità in un posto sgradevole come l'inferno. Poi chiamò l'italiano, ma non ebbe risposta. Tornò a chiamarlo. Allora l'italiano, vedendo che tutti si erano voltati verso di lui e lo stavano guardando, spalancò gli occhi, si mise la mano sul petto e domandò, chi? Io? Sì, tu, disse Dio, ci sono degli altri italiani qui intorno? Non so, rispose l'italiano, e non so se sono io l'italiano. Da qui a qui sono fatto in un modo. Da qui in giù mi sento diverso e poi non mi piace chiamarmi con questo nome. Dio sorrise. Se vuoi, disse, posso chiamarti lunatico o marziano, ma anche il nuovo nome dovrai rassegnarti all'idea che tu sei sempre tu. Ti manderò in un posto speciale dove tenevo i bambini, disse Dio dopo aver riflettuto un istante. Quel posto si chiama Limbo e i teologi vorrebbero che io lo chiudessi, perché nell'eternità non ci sono i bambini. Si sbagliano, ci sei tu. L'italiano non disse nulla e Dio continuò a carezzarsi la barba. Potrai aprirci un ristorante e fare la pizza. So anche cantare, disse l'italiano. Sì, bravo, bravo, canterai mentre farai la pizza. Ma adesso devo occuparmi di un altro abitante del vostro pianeta. Dio si rimise gli occhiali e chiamò il tedesco. L'avete visto? La vena ironica. E guardate che del 2007 si adatta molto bene questo raccontino al mondo in cui stiamo vivendo. Ecco, questo è l'inizio sperimentale sul quale lui lavorerà molto. Ci sono romanzi come L'arrivo della nozione, Abitare il vento, Mare blu, sono tutti questi improvvisati e questi sperimentali. E questa esperienza non è passata per niente in vano. Però con questa esperienza lui sta preparandosi
alla carriera, per così dire, di scrittore, cioè a diventare quello che finora non è riuscito a diventare, il romanziere. E ci prova con questo primo romanzo molto bello, intitolato L'oro del mondo. L'oro del mondo, siamo nell'87, è un romanzo che ha avuto il suo successo, hanno anche pensato di fare un film, poi non si è realizzato. È un romanzo in cui c'è molto l'aspetto biografico, cioè c'è la sua storia, ma c'è anche molto di più, cioè è un romanzo in cui ci racconta una non formazione. E qui andiamo dentro la storia personale, che è anche drammatica, e ci fa capire anche il perché di questi suoi atteggiamenti così ironici e così forti dentro la sua storia. L'oro del mondo, in fondo, è il racconto della sua famiglia. È ambientato in un momento preciso, il dopoguerra, quindi fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo in Piemonte, siamo sulla rive del Ticino. La sua è una famiglia sfasciata. Il romanzo è la storia di uno sfascio da più punti di vista. La sua personale, uno sfascio di famiglia, quindi quella privata. Quello sociale, la guerra e le sue conseguenze, e la sua storia di romanziere che non riesce ad aver successo e che poi ce l'avrà finalmente con questo romanzo. La premessa è molto importante perché ci dice lui ragazzo dove, come viveva, cosa si faceva subito dopo la guerra. Dice: tra il 1944 e il 1950, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, gran parte della popolazione italiana soffrì la fame. A nord, a sud, nelle città devastate, nelle campagne inserite dall'abbandono, di saccheggi, di economia, di rapine. Si scoprirono delle attività che il diffondersi del relativo benessere avevano fatto cadere in disuso. Per esempio, in Piemonte molti tornarono a fare i cercatori d'oro. Il Ticino produceva queste pagliuzze di oro. Uomini dai 15 ai 70 anni, armati di un'armatura minima, l'asse scanalato, il setaccio, la pala, eccetera, lavorando dall'alba fino a notte, arrivavano a raggranellare tanto oro quanto può stare sulla punta di un peperino, naturalmente oro in polvere. Nei nostri fiumi, si sa, l'oro non si trova in pepite, ma in lamelle infinitesimali, e ce ne vogliono centinaia per fare mezzo grammo o un grammo. La stagione dell'oro dura poco. Con la ripresa economica, il drappello dei cercatori di professione cominciò ad assottigliarsi e a diradare. A setacciare la sabbia erano rimasti pochi solitari e poi scomparvero anche loro. Sembrò scomparire il ricordo di un'epoca, per certi aspetti sognata più che vissuta, smemorata, fuori dal tempo, come l'oro. Lo zio Alvaro, ritornato dalla guerra, sopravvissuto alla strage di Cefalonia, si trovò a fare proprio questo lavoro e lo conduceva lui, il ragazzino, con sé. Lo zio Alvaro è una figura altamente positiva nel romanzo, è il sostituto paterno. Vedrete poi perché e cosa dice del padre, perché il padre è una figura assolutamente negativa che lo ha veramente condizionato. Allora, dello zio Alvaro dice: lo zio Alvaro era alto di statura, coi capelli bianchi, con gli occhi azzurri. Di notte spesso gridava e chiamava per nome ancora i suoi compagni morti in guerra, tanti anni prima. Si inghiozzava nel sonno, si graffiava. Lo zio Alvaro era un sopravvissuto di Cefalonia.
insieme a qualche migliaia di cervellati come lui che da 3 anni per l'appunto se l'erano spassata su quell'isola. Scampò per caso, scappò in Grecia, fu ripreso, fu deportato in campo di concentramento tedesco. Riapparve al paese nell'inverno del 45, quando ormai più nessuno lo aspettava. Allora tutti eravamo in paese, c'era perfino mio padre, già rintronato dai bombardamenti e rabbioso per via di una valigia piena zeppa di quattrini, diceva lui, che aveva perso in Germania centinaia di migliaia di marchi, milioni di lire, diceva lui. Mio padre ansimava e sputava, tirava calci all'indietro come i cani quando si imbattono nei contrassegni di un rivale, pronunciava profezie e diceva: tutto nuovamente tornerà a rovesciarsi, ciò che è accaduto cadrà, quello che era sopra andrà sotto, ciò che sotto andrà sopra, e chi adesso ride piangerà, eccetera eccetera. L'ultima volta che mio padre andò in Germania per affari era il gennaio del 45. Partendo disse a mia madre che sarebbe tornato verso la fine di quella settimana. Tornò alla fine dell'anno, dopo un'assenza di 8 mesi, ed era quasi completamente sordo perché nel corso di un bombardamento in una città imprecisa, Norimberga, Dresda, Francoforte, ma aveva salvato le ossa ma non i timpani. Una simile infermità gli fornì la prova definitiva che a questo mondo esiste una sola verità, la sua, un solo pensiero, il suo, una sola parola, la sua. Il mondo tacque e lui parlò, in modo sempre più enfatico, per proverbi e per immortali sentenze. Gonfiava il petto e gridava: l'uomo è cacciatore, chi dice danne, chi rompe paga, e tante amenità di quel genere. Fiduciario del fascio, capitano di manipolo, diventò fiduciario di se stesso e delle sue vittime. Malediva il resto del mondo che non si faceva incappettare da lui e gridava: chi non mi vuole, non mi merita. Lo zio Alvaro era ridotto pelle e ossa e anche lo stomaco non gli funzionava e non poteva mangiare. Beveva solo latte. Ogni tanto gli scappava detto qualcosa di quello che gli era capitato in quei lunghi anni. Un episodio, un incontro, un pericolo al quale era scampato. E tutti insorgevano: te e la tua guerra, se n'è abbastanza noi altri di queste storie di guerra. A noi non interessa la tua guerra, e mio padre sputacchiava. I miei genitori si lasciarono nell'estate del 47 malamente e in via definitiva. Mia madre gonfia di botte, mio padre con l'ammonizione dei carabinieri. E ognuno andò per il suo destino e ognuno da quel momento si fece gli affari suoi, salvo dirmi con sussiego una volta all'anno, quando avevo la disgrazia di vederlo o di vederla, che lo facevano per me, variante, per il mio bene. Mio padre stava a Milano in una camera d'affitto che cambiava in continuazione. Che cosa facesse per vivere era un mistero per tutti. Contrabbando, spionaggio, soldi falsi. Ogni ipotesi romanzesca era plausibile dal momento che lui viveva senza un lavoro. In realtà l'infame lavorava, metteva annunci sui giornali, corrispondenza fermo posta, correva da appuntamento in appuntamento, tesseva ragnateli di relazioni, di traffici, di intrallazzi. La guerra aveva creato migliaia di vedove, belle, brutte, povere, benestanti. Mio padre era impiegato strenuamente dalla mattina alla sera a setacciare quella folla,
a cercare in mezzo a quell'umanità addolorata e annoiata la sua gallina dalle uova d'oro, la sua maga melusina, il suo Eldorado. Mercanteggiava e trafficava a tutta forza. È chiaro che il ritratto positivo, quindi il padre sostitutivo, diventa lo zio Alvaro. Infatti, con lo zio Alvaro lui parla, lo accompagna a prendere l'oro e lo accompagna in giro. Camminavamo per un viale di platano, il sole tramontava e lo zio diceva: ci sono due modi di intendere la vita, te ne accorgerai tu stesso. La maggior parte della gente si immagina con uno sforzo ininterrotto, un lavorio per costruire qualcosa che alla fine franerà. Però non tutti la intendono così. Sai come mi immagino io la vita? E alzò una mano, sorrise e disse: come una manciata di sabbia, Sebastiano. Ogni granello è un istante che deve essere considerato per se stesso, se si vuole essere felici. E mi spiegò: prendi per esempio questo istante. Noi stiamo qui in un bel posto, non abbiamo né freddo né caldo, siamo sazi perché abbiamo mangiato a mezzogiorno, discorriamo, siamo contenti di stare insieme, insomma, quel poco che agli uomini di felicità è dato, noi l'abbiamo. Ma se noi pensiamo, come fanno i più, che la vita deve servirci per diventare chissà che cosa, per costruire chissà che cosa, quel momento felice ci sembrerà nulla e noi lo perderemo. Era il crepuscolo. Sul fiume, quello sarebbe stato il momento della verità per noi due poveri cercatori. Era proprio il momento dell'oro. Io gli domandai, un po' scioccamente: e l'amore? Esiste? Certo che esiste, disse lo zio Alvaro, e mi guardò tra sorpreso e divertito. Esiste come, Sebastiano? Ma non per tutti, e non allo stesso modo. È una faccenda complicata, sia per i grandi che per i piccoli. Mi prese il mento, mi scrutò e disse: cosa ti succede? Hai problemi? No, dissi io e avampai. Cosa dici? Ecco, qui entriamo dentro la sua storia, questo rapporto così negativo col padre, la ricerca di un sostituto affettivo nello zio. Diciamo che tutta la sua vita è caratterizzata da questo, perché il passaggio ulteriore che farà è cercare un padre ideale dal punto di vista letterario, cioè questa fatica di vivere che non gli ha dato certezze e che non gli riesce a dare certezze neppure con la sua storia della sperimentazione, come avete visto precedentemente. E lo trova nel rapporto che riuscirà a stabilire col poeta Dino Campana. Vassalli è stato il più interessante studioso di Dino Campana. Dino Campana, questo poeta importantissimo dell'inizio del Novecento, che si orienta intorno al simbolismo, così fuori da tutti gli schemi della nostra letteratura e della nostra storia, che muore pazzo. Dino Campana, che per tutta la vita cercherà di far pubblicare le sue poesie, che non ci riuscirà. La storia di Dino Campana ce l'ha proprio raccontata lui, e il senso di Dino Campana per se stesso e per la letteratura italiana l'ha indagato Vassalli. Dice di Dino Campana, in quel bel romanzo che è intitolato La notte della cometa, e che è proprio la storia di come lui è arrivato a Campana e di che cosa significa Campana per lui. Cercavo un personaggio con certi particolari connotati. Il caso me l'ha fatto trovare nella realtà storica. L'ho tirato fuori con accanimento, con scrupolo, con spirito di verità. Ma se anche Dino non fosse esistito,
accaduto, io ugualmente avrei scritto questa storia, magari inventata, di quest'uomo meraviglioso e mostruoso, e ne sono sicuro, l'avrei proprio inventata così. Sono 14 anni che cerco la verità della vita di Dino Campana, che la ricompongo frammento dopo frammento, che tolgo ad ogni frammento le incrostazioni delle menzogne di una leggenda a cui il trascorrere del tempo ha conferito una patina di autentico. Ora che la ricerca è finita, la vita di Dino Campana è tutta lì, in quella valigia piena di appunti, tutta la vita di un uomo che fu considerato dai contemporanei un prodotto anomalo della natura, che non aveva compreso nulla del vivere comune. Invece era solo un poeta, ed è vero che i poeti appartengono a una specie diversa, una specie primitiva, una specie barbara, da sempre estinta, eppure in grado di riconoscere come quella dell'araba fenice. I poeti autentici, dico, non i letterati, gli scrittori, ma proprio quelli per mezzo dei quali la poesia parla. Insomma, gli unicorni, i mostri. Le mie ricerche su Dino Campana mi hanno insegnato quanto è difficile ricostruire la vita di un uomo che non è stato storicizzato in vita. Ogni ricordo si perde nel volgersi di pochi anni, poi le guerre, l'incuria, i vivi che distruggono i registri di archivi e documenti. Rimane un infinito vuoto, un infinito niente, tutto vuoto niente. Ed è la malinconia su davvero quanto Campana è stato trascurato nella letteratura italiana. Lui ci racconta di questa storia di Campana, ce la racconta benissimo perché è avvenuta proprio così. Campana, che veniva dal paese di Marrari sull'Appennino, che scende a Firenze, dove allora segnavano la letteratura papini e soffici, massimi esponenti del futurismo, quindi le persone meno adatte a capire un personaggio come Campana, ma questa era la cultura del tempo, e che tenta disperatamente di dare le sue poesie scritte a macchina, di cui aveva una copia solo, a Soffici, e Soffici gliele perderà addirittura, e il disgraziato dovrà alla fine poi tornarsene a casa sua a tentare di riprenderle, di ricordarsene. Ce lo racconta così, pieno di veramente di sofferenza anche per questo autore che lui ama moltissimo. Le traversie di Campana con i letterati fiorentini iniziarono nell'ottobre del 13, dopo che lui ha riordinato, trascritto in bella copia le poesie, le ha messe insieme nel corso di 10 anni. Aveva lasciato solo il titolo sospeso. Forse pensava di scrivere come titolo Il più lungo giorno. E come un puro spirito, scende a Firenze, varca il ponte, senza un centesimo, a piedi, Dino arriva a Firenze. Aveva come unico bagaglio un sacchetto di tela di liuta con dentro il manoscritto del libro e pochi effetti personali. La sua miseria è spaventosa. Camminava scalzo per risparmiare le scarpe che portava unite per lacci a tracolla sulla spalla sinistra. Dormiva all'asilo notturno. Guadagnava qualche centesimo facendo piccoli servizi da fattorino oppure da facchino. Tentava di offrire ai turisti per spiegare la storia di Firenze nella loro lingua, ma veniva rifiutato per l'aspetto. A mezzogiorno va a mangiare alla Società del Pane Quotidiano e alla sera s'arrangia, generalmente digiuna. Tramite Tommè o Tavolato chiede appuntamento a Papini, che lo incontra il caffè cinese presso la stazione ferroviaria. Prende il manoscritto che lui gli dà, accetta senza fare storie di restituirlo il giorno dopo, da Vallecchi in via Nazionale.
pertanto non ha anche intenzione di studiare. Il giorno dopo Papini restituisce il manoscritto invitandolo al quartier generale di La Cerva, cioè al caffè delle Giubbe Rosse. Dino ci va due o tre volte, torna alla carica con Papini. Papini gli dice che sì, capisco, ma non ti posso pubblicare senza sentire Soffici, e il manoscritto ritorna indietro. Passano due settimane, a Firenze fa molto freddo, Dino ha solo gli abiti di mezza stagione con cui è venuto a ottobre. Una mattina da Vallecchi, Soffici si vede comparire dinanzi un giovane, con gli occhi a terra, le mani rosse, gonfie di geloni, pendule lungo i fianchi. Ardengo Soffici ha avuto il manoscritto di Dino insieme a un pacco di altre cose giunte per posta. Ma sia lui che Papini hanno altro per la testa. Devono preparare la serata futurista. Nel 13 a Firenze si sta preparando la mostra dei futuristi e lo spettacolo è al Teatro Verdi. Dino viene umiliato e snobbato come l'uomo dei boschi e la sua opera va persa. Ritorna a Marradi e farà un altro tentativo di contatto con Papini, poi si metterà a riscrivere le poesie e le invierà alle varie case editrici inutilmente sperando in una pubblicazione. Su questo personaggio lui torna, Vassalli torna più volte, anche perché ci sarà un episodio importante nella vita di Dino Campani, che è l'incontro con Sibilla Aleramo, l'altra grande scrittrice di questo periodo. Tra Sibilla Aleramo e Dino Campani nasce un amore passionale che durerà circa un anno e che andrà a finire poi con l'internamento in manicomio di Dino Campana. Il racconto di questa vicenda Vassalli lo fa in due modi. La prima è nella Notte della Cometa, questo libro di cui vi sto parlando, in cui ricorda l'ultimo Natale passato da Dino Campana a Marradi, a suo paese, dove aveva invitato Sibilla Aleramo. E lo racconta così. Per volontà di Dino trascorrono il Natale a Marradi, unici ospiti dell'albergo Lamone. Gli ipocastani rachitici nel breve viale, l'odore di muffa dell'ingresso, il cassettone, il letto di ferro nella stanza che si affaccia sulla ferrovia, compongono agli occhi di Sibilla un insieme malinconico e le fanno desiderare di essere in casa di amici in una grande città piena di luci e di vetrine. Ma Dino insiste, vuol mostrargli gli insignificanti edifici del suo insignificante paese e Marradi sembra deserta. Vassalli commenta: è probabile che prima di perdersi in quel crepuscolo della ragione dove stava precipitando da più di un anno, lui abbia voluto mostrare i suoi luoghi di infanzia all'unica persona che aveva avuto un moto d'affetto nei suoi confronti, che abbia voluto dimostrare a Sibilla quei frammenti del suo sangue rimasti attaccati alle pietre di Marradi. Il Natale del 16 fu l'ultimo Natale felice di Dino e fu l'ultimo che trascorse a Marradi. I Natali successivi furono 14 e Dino li trascorse in manicomio insieme ai matti nel cronicario di Castelpulci in comune di Badia a Settimo. E questo è il ricordo che Vassalli ha di lui. A Sibilla, che Vassalli non ama per niente, dedica invece nell'italiano, nei 12 personaggi degli italiani, un ritrattino. E la dipinge così, la Sibilla. Il calzolaio di via Margutta era al lavoro come al solito cantava.
cantava una canzone malinconica. Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare e sperare tutta la vita. Sibilla non conosceva quella canzone, che nel repertorio del calzolaio rappresentava una novità, ma ascoltandola fu colpita dalla parola illusione, dolce chimera, chimera. La chimera era il titolo di una poesia di Dino Campana, un uomo che lei aveva incontrato tanto tempo prima, quando ancora abitava a Firenze, e che ora riaffiorava nelle sue memorie per effetto di quelle parole. Dino Campana, pensò Sibilla, aveva attraversato la sua vita come un fulmine di estate, attraverso un cielo pieno di nuvole, e aveva lasciato un segno profondo, una ferita che ogni tanto si riapriva e faceva male. Sibilla avrebbe voluto odiare quell'uomo che l'aveva riempita di sputi e di botte, perché purtroppo Campana aveva le crisi di pazzia, di età più chiara. Il ricordo di Campana non evocava sensazioni piacevoli, evocava insulti, oggetti fracassati, scenate. Sibilla ricordò le parole del medico di Firenze, il dottor Tanzi, che le aveva consigliato di abbandonare Campana al suo destino e di pensare a curarsi. Per il suo amico non ci sono speranze, ormai è marcio. Tanzi ricordò Sibilla aveva usato proprio quell'aggettivo, marcio, e la parola marcio, così come la parola chimera, da quasi 30 anni aveva il potere di far riaffiorare alla sua memoria il ricordo e l'immagine di un uomo che l'aveva perseguitata per un anno intero, costringendola a nascondersi in casa d'amici e a fuggire da una città all'altra. Come vedete, Vassalli ricorda con precisione quello che è stato il rapporto terribile tra Sibilla Leramo e Campana, però lo ricorda da parte di Campana, rifiutando le ragioni di Sibilla, che sono pure delle ragioni molto più importanti. Un dramma dentro il dramma. Questi sono le due romanze che preparano il grande Vassalli. Il grande Vassalli è quello del romanzo neostorico, quello che rifiuta la sperimentazione e arriva al romanzo neostorico. Quindi che arriva a La Chimera del 1990, al Marco Mattio che è dell'anno dopo e al Cigno, tre romanzi che sono veramente uno migliore dell'altro e che segnano il momento forte dell'opera narrativa di Vassalli. La Chimera, romanzo storico. C'è una lunga riflessione di Vassalli sul romanzo storico, lui lo dice esplicitamente nelle interviste, lo dice alle scuole quando lo invitano alle scuole, dice io rifiuto il romanzo storico e anche qui abbiamo un uso del romanzo storico in direzione postmoderna, perché ufficialmente lui dice il romanzo storico è qualcosa che ci riporta all'Ottocento, ci riporta a Manzoni, ci riporta al lavoro che ha fatto Manzoni e poi i manzoniani, ci racconta una storia lineare, alla documentazione dei fatti che vengono spiegati, ma a me la storia in quella direzione di recupero non interessa. A me interessa la storia come storia di piccole vicende umane, cioè storie di individui particolari di una vita vissuta che vengono raccolte e che io vado a prendere dove c'è spazio, dove c'è tempo, dove riesco a coglierla. Se la storia che io recupero è di 2000 anni fa, la recupero in quel periodo storico. Se la storia è successa 30 anni fa, la raccolgo allora. Non ha importanza la storicità nel senso dello storico, è importante l'individuo e la vicenda umana. È chiarito questo, è chiaro che lo sta adoperando
il concetto di romanzo storico in direzione postmoderna, prima di tutto, e poi secondo la filosofia, diciamo, della nouvelle histoire, secondo la concezione di Ricoeur. Insomma, siamo in una concezione di storia che è davvero storia di individui, storia del particolare, storia umana che può essere raccontata come una pagliuzza che interpreta un mondo. E su questa linea lui scrive La Chimera. La Chimera, che è davvero un'opera importantissima, è un'opera in cui recupera una storia, che è la storia di questa Antonia, questa trovatella adottata e che verrà accusata di essere una strega e che finirà i suoi giorni bruciata, come succedevano alle streghe. Succedeva alle streghe. Siamo nel 600 e lui recupera questa storia, quindi c'è questo nucleo, come vedete ha sconfessato la sperimentazione, perché la storia c'è, la storia da Antonia Trovatella ad Antonia Surrogo, quindi è una vicenda narrata con lui. Dentro questa vicenda però si apre come a fisarmonica, quindi interrompendo il racconto, altre vicende, il secolo nel 600, il novarese nel 600, la storia del vescovo Bascapè legato a queste vicende religiose, la storia del bandito Caccetta che era una delle vicende all'interno di questa vicenda stessa della storia dei camminanti che c'erano allora in questo periodo. E quindi disintegrando la storia, quindi lavorando a fisarmonica, però ricostruendo, e qui c'è un'abilità fortissima, la struttura, quasi volesse rifare il verso al Manzoni, perché ci riconduce alla cornice storica, riesce dentro alla cornice a fare il racconto, e la tesi del racconto è il tema del nulla. Quindi davvero è una struttura che si modifica. E dentro la struttura ci sono tutti gli espedienti del romanzo storico rivisitato, vale a dire il manoscritto ritrovato, il tema delle fonti, che lui riadopera con grandissima maestria. E questo ne fa un grosso romanzo, davvero, anche dal punto di vista critico. È ambientato a Novara, cioè praticamente ambientato nel paese di Zardino in cui bastano pochi cenni perché lui riesce a dirci: Zardino è un piccolo borgo come tanti altri della Bassa, col suo paesaggio di vigneti, di boschi, di paludi, di fiumi, col prati, le baragge verso Viandrate, i campi di grano turco, grano, risaio tra Camerino e Novara, con le sue collinette dette dossi, formate dai depositi del Sesia, sovrastando le case a nord, riparato dal limpido del fiume durante le piene. Cioè, riesce a darci questo paese visivamente, ricostruire l'elemento simbolico del paese che è la collina, il dosso, con l'albero il quale si diceva, intorno al quale le streghe facevano il sabba, secondo la fantasia del tempo, e sul quale luogo intorno a quell'albero la tragedia di Antonio, che costruisce analiticamente benissimo. Io vi do i passaggi di questa vicenda perché voglio dire ancora due cose. Il primo è come si diventa una strega, cioè lui costruisce dentro questo ambiente che è di per sé una comunicazione la storia di come si diventa streghe. Comincia dai prodigi, animali che muoiono, bambini che non stanno bene, segni indecifrabili per cui la gente, l'ignoranza del tempo fa dire che sta succedendo qualcosa di misterioso, l'intervento della religiosità ottusa, Don Teresio che dice che si parla di streghe che si incontrano col diavolo, che il diavolo ha la forma del caprone e che tre donne, tra le quali c'è l'Antonia, si dice che andavano a fare le danze intorno a questo
questo albero del dosso, e il diavolo che è del tutto simile a un uomo grande, magro, coi cappelli, col pelo, però non ha le corna, se le ha sono piccole ma non si vedono, e che si è accoppiato con tutte e tre le donne. Ecco, queste vicende mostruose per cui fatta passare effettivamente per una strega, ma di fronte allo squasso, cioè alla tortura, lei rotea gli occhi, urla, sputa, si comporta come una strega, e di fronte alla nuova tortura dice: vi dirò tutto, vale a dire accetta quella logica perversa che la sottoporrà al giudizio. Ci sono dei passaggi fantastici nella drammaticità. Richiesta se al sabba si univa carnalmente col diavolo, rispose di non sapere in verità se colui col quale si univa carnalmente fosse il diavolo, ma che certamente con qualcuno si univa. Cioè, c'è questo anche orgoglio di Antonia di rispondere di fronte all'ignoranza di questa inchiesta. Richiesta se avesse rapito i bambini per succhiargli il sangue per compiere malefici, rispose: messer no, io queste cose non le so fare e nemmeno ho mai saputo che qualcuno le faccia. Risposta se il diavolo si presentava sotto forma di camminante, secondo quello che aveva riferito il tribunale, dice: io mi incontravo col mio diavolo, rispose Antonio, non sapevo niente di lui, nemmeno se era un diavolo, ma se anche l'avessi saputo le cose non cambiavano, camminante o diavolo io ci sarei andata lo stesso. E quello è in questo orgoglio che l'inquisitore vede come una prova del demonio, si rinforza sempre di più l'idea che questa è una strega. E infatti aspettano la stagione giusta, questo estate tremendo, caldo, malefico della pianura novarese, preparano il verdetto, la condanna ad essere bruciata, arsa, viva. E Vassalli ce la descrive così: il sole tramontava dietro i dossi e chiunque aveva avuto familiarità col personaggio avvertiva la mancanza dell'albero come un vuoto enorme, irreparabile, e le fiamme crepitavano alte e la notte diventò chiara come il giorno e le lingue di fuoco si unirono in un'unica vampata che salì al cielo nel buio altissima. E si videro i capelli rossi della strega che svanivano nella luce e la bocca che si apriva senza un grido, senza suono. La veste rossa si dissolse, il corpo si scurì, si raggrinzì, gli occhi diventarono bianchi e Antonia non fu più. Ed esplose il giubilo nella folla. Tamburi, raganelle, trombe, evviva, evviva! Proprio l'apoteosi dell'ignoranza di questo periodo. E c'è una conclusione molto interessante, è la conclusione proprio in cui Vassalli interviene nuovamente del romanzo, e anche questo è postmoderno, cioè l'autore che interviene a reinterpretare, e dice: chi ha letto la Chimera saprà che nell'ultima pagina del mio romanzo cito quel passo di Luis de Góngora, il poeta barocco spagnolo, il quale nei sonetti funebri dice: di un uomo che cosa resta? Terra, polvere, fumo, ombra, nulla. Questi versi rappresentano il massimo del pessimismo. Io che mi considero un ottimista vorrei aggiungere a queste cinque cose una sesta. Qualche volta di un uomo rimane anche la sua storia. Ecco, la sua concezione della storia. E quindi, guardate che sulla storia ci sono altri romanzi bellissimi. Vi dicevo il Marco e Mattio. Il Marco e Mattio, che è dell'anno dopo, è ambientato nel Veneto, a Zoldo. Zoldo è una delle valli delle Dolomiti, un
po' appartate. Oggi è la terra dei gelatai, cioè questa gente che va a fare la campagna in Germania facendo gelati e poi torna e rimette a posto la sua valle e la sua casa. Ma è sempre stata una valle molto appartata, una valle dove si viveva poveramente, si viveva in casette di legno che si chiamano i tabià, e le chiesette pure di legno venivano chiamate gli altarioli, ha delle montagne bellissime, ma è davvero un paese che ricorda lo spirito della montagna e ricorda anche questa spiritualità di queste persone, di gente di montagna che parla con la patria. Ma è la valle terribile della fame, dove si mangiava per sopravvivere solo polenta, e la polenta senza altri condimenti, senza le vitamine, senza le proteine, a parte a produrre il gozzo, che è una delle malattie endemiche in queste zone, a lungo andare faceva nascere un'altra malattia terribile che è la pellarina. La pellarina, la pellagra, che soprattutto agli inizi dell'Ottocento era diventata la malattia della valle, e che con il peggiorare della situazione dava veramente degli squilibri tremendi. Qui Vassalli si documenta benissimo su questi effetti della malattia. Dice per esempio: la pelle di tutto il corpo, anche quella del viso, comincia ad arrossarsi, poi a staccarsi, i denti si annerivano, si guastavano, le forze venivano meno, e lui, il protagonista, stava seduto per ora davanti al suo deschetto e non riusciva a piantare neppure un chiodo. Nessun rimedio si era rivelato efficace, non c'erano rimedi, bisognava aver pazienza. Molti erano i casi di persone colpite dalla pellarina, e non era solo una malattia la pellarina, era un universo di malattie fisiche e psichiche che potevano anche produrre effetti tali da sembrare miracoli o far comunque pensare all'intervento di una forza capace di sovvertire le leggi della natura. Gli ammalati di pellarina si mettevano nelle pose più strane, fermi, come statue in mezzo a un prato, a un sentiero, si appalloiavano su un albero, ridevano, dondolavano la testa, mostravano le bocche sdentate, e nella fase estrema della malattia anche la fantasia veniva meno, i sogni si dissolvevano, i ricordi diventavano echi lontani, e sembrava che questi uomini muovessero passo su un altro pianeta ignoto, bellissimo, con forme e colori che vedevano solo loro, mai visto fino allora, e ascoltavano musiche che nessuno udiva e che loro solo udivano, e nessuna voce umana poteva più raggiungerlo. È il tema della follia, ma terribile. Lui ambienta questa vicenda dentro la storia della valle nella fine del Settecento, quando la Repubblica di Venezia perde i suoi connotati di Repubblica. 1793-96 arrivano i francesi, arriva Bonaparte, c'è il grande sogno, la grande illusione delle libertà, uguaglianze e fraternità, una malattia che aumenta sempre di più, perché il ritorno degli austriaci farà in modo che anche quelli che non erano stati toccati lo verranno dal punto di vista politico. E Vassalli dice, parlando storicamente di questo momento: dappertutto il sentimento più diffuso tra le persone di ogni età e di ogni condizione sociale era la nostalgia del passato, quando il gonfalone rosso con il leone di San Marco si alzava sugli edifici, sui borghi, e la vita era quieta e felice. Si sentiva ripetere un po' dovunque una frase ricorrente che diceva allora, e di tanto in tanto si tornava a ripetere: si stava meglio quando si stava peggio.
e capitava ancora con frequenza di trovar scritto col gesso sui muri, in città, in campagna, sul canale, le pastinate che riassumeva in pochissime parole ciò che succedeva nel Veneto in quegli anni e l'atteggiamento della gente verso i nuovi padroni. Co Venezia comandava, se disnava, se cenava. Coi francesi buona gente, se disnava solamente. Con la casa di Lorena non si disna né si cena. Quindi vedete come riesce, al di là della storia tragica di questo personaggio, a ricostruire con grande precisione storica gli avvenimenti di quel periodo di passaggio, fine Settecento, inizio Ottocento. Adesso per il poco che mi rimane, vi ho detto, è un autore che ha scritto moltissimo, vi volevo dire dell'ultimo romanzo storico di Vassalli, che è Le due chiese. Perché con Le due chiese, che è stato pubblicato nel 2010, Vassalli sembra recuperare da un certo punto di vista la storia così come ci ha abituato a capirla, quindi a fare un romanzo storico. Ma fa un romanzo storico corale, questa è la novità, diciamo, sperimentale di quest'ultimo romanzo. Non è più un romanzo su una persona, su un personaggio, sull'Antonia o sul Marco e Matteo, ma è corale, cioè la storia di un paese, è un mosaico di storie che si concatenano l'una con l'altro e che fanno il protagonista di tutta la vicenda il paese. Per un lungo periodo di tempo, Le due chiese, il periodo in cui coloro che stanno partendo per la guerra costruiscono la prima chiesa quasi a cercare protezione e la seconda chiesa per coloro che, greci, che sono ritornati e che si sono salvati. Ed è questa catena che lui ambienta in un luogo preciso che è la Valsesia, e che chiama il paese di Varallo Sesia, che lui chiama Rocca Piana, questa piccola città a metà strada per la pianura, in cui vi lascio tutta la presentazione che ne avevo fatto, in cui recupera anche dal passato le due storie importanti della Valsesia. Da una parte la storia di Fra Dolcino, l'eretico legato alla Valsesia, dall'altra invece la storia di Beatitudine, il costruttore del sacro monte di Varallo Sesia, Fra Bernardino. Due utopie, uno quella eretica che voleva la giustizia comunistica, l'altra Fra Bernardino che voleva ricostruire la Gerusalemme in montagna, nella concezione che la Gerusalemme è dovunque. E questi due inserti, diciamo così, sono da corollario storico a tutta questa vicenda. La vicenda è legata alla guerra, ma si sofferma magistralmente sul dopoguerra, quando per esempio ci parla della Spagnola, che è stata l'altra disgrazia alla fine della prima guerra mondiale, che ha fatto tanti morti quanto quelli in guerra, in cui per ricostruire la Spagnola, per esempio, si sente benissimo che operazione fa, ed è l'operazione del recupero del Boccaccio. Vi faccio un esempio. L'inizio, quando parla della Spagnola, dice: l'oste dal ponte, Alessandro detto il Manina, espose un cartello: qui si vende l'unica medicina riconosciuta efficace contro l'epidemia della Spagnola, il vino. Il dottor Barozzi allarga le braccia. È una cura? Non so, dice, non credo, non lo sa nessuno. E poi dice: provate con una compressa di chinino ogni 4 ore, io non garantisco nulla. Poi rientra nell'abitazione, si lava, si disinfetta, si cambia i vestiti, li mette a bagno nella lisciva, con il camice e gli asciugamani con quale ha visitato i pazienti, manda la donna delle pulizie alla scorta di genere alimentare, torna a uscire e appende un cartello sulla porta. Nel cartello c'è scritto: il dottor Barozzi è in ferie, è stato chiesto per il telegramma un sostituto che arriverà nei prossimi giorni e che visiterà gli ammalati nelle loro case o presso il municipio. E lui se ne va. Muoiono tutti,
muore il parroco Olio Santo con la signorina di 90 anni, muore la Maria di Bis, madre di Ansimino, e il figlio al fronte riceverà la notizia cose fatte a sepoltura avvenuta. Muore la moglie dell'oste, suo marito Alessandro si mette al braccio una fascia nera in segno di lutto, ma non chiude l'osteria nemmeno un'ora, perché dice: come si fa a lasciare la gente senza vino? Molti dei suoi clienti sono ormai uomini e donne, credono davvero che il vino sia il rimedio universale di tutte le malattie, in modo specifico per le malattie di contagio. E l'osteria del Ponte, finché dura in paese l'epidemia della spagnola, è sempre piena di ubriachi che si confidano il segreto per non ammalarsi. Basta bere, oppure si incoraggiano. Bevi un altro bicchiere che ti fa bene. È il grande tema del Boccaccio e della peste del Boccaccio che lui ha riassunto. Poi passa il tempo, anche politicamente le cose si evolvono, il maestro torna dal fronte, scopre che può diventare fascista, che così farà una bella carriera politica invece di stare a insegnare a leggere e scrivere ai ragazzi di montagna. Si inaugura un monumento ai caduti, e sul monumento ai caduti c'è un altro pezzo di bravura eccezionale. Camerati rifà proprio la ricostruzione del tono dei discorsi del tempo. Camerati, dice Sua Eccellenza al microfono da un altoparlante che rimbomba. Camerati, reduci delle guerre, di tutte le guerre, ascoltatemi. Noi, non essendo né camerati, né reduci, né popolo della valle, non ascolteremo i discorsi dell'onorevole, ci limiteremo a raccogliere quelle poche frasi che il vento portava tra gli alberi. L'eroico sacrificio, il seme fecondo, la nostra bandiera, un grido, vincere! In tutte le guerre Dio c'è, la patria, i morti, la luminosa certezza. Alla fine squillano le trombe. Il telo grigio-verde viene tolto da Don Muscolo, che si va avanti con i chierichetti per benedire il monumento, che secondo il progetto originale si compone di due parti. La parte inferiore, il piedestallo, è un blocco di granito con inciso il nome dei defunti, e sopra il piedestallo, il bronzo, un soldato che si lancia contro il nemico infilzandolo con la baionetta. Le intenzioni dell'artista erano buone, ma l'atteggiamento del soldato è così scomposto, il suo equilibrio così instabile, che molti tra i presenti per lo stupore esclamano: ma le cioc! E a volte si andava all'assalto ubriachi, dice un reduce, e la banda attacca l'inno patriottico, le autorità se ne vanno, gli uomini del partito si dirigono verso l'osteria del Ponte, i reduci arrotolano le bandiere, i roccasassesi adulti si avvicinano al monumento per leggere i nomi. Sono 24. Questo è il romanzo. Come vedete, la vita anche espressiva, stilistica, le pause sono veramente eccezionali. Io chiuderei leggendovi tre battute che lui fa sulla sua Novara per chiudere questa vicenda. Io credo che la pianura tenda ad essere un non luogo letterario, perché è la più grande tra le storie raccontate. È la sua storia, se si preferisce, è la storia del suo paesaggio. Il paesaggio della risaia. Una laguna abbagliante nel riverbero del sole, suddivisa in scomparti a forma di quadrato, di triangolo, un mosaico di specchi che però presenta qua e là delle zone opache, dove l'acqua si ferma, imputridisce e diventa palude. Novara è la mia città adottiva, ma chi ha avuto l'avventura di nascere novarese, o anche chi lo è diventato come me, sa che Novara, in fondo, qualcosa di fatale ce l'ha davvero, come la signorina Felicita del Gozzano. O l'abbandoni quando hai 20 anni, o non l'abbandoni più. Vedevo questa vita che m'avanza,
chiudevo gli occhi nei presagi grei, aprivo gli occhi, tu mi sorridevi, ed ecco, mi fioriva la speranza. Questo è Vassalli, che ho tentato di ricostruirvi, ma che avrei bisogno di un'altra ora e mezza, perché ha scritto talmente tanto. Sono Vassalli 2 e la vendetta. Davvero, ho fatto una parte di Vassalli, cercando di condurvi questo tema della storia che caratterizza questi tre autori che ho preso in considerazione. Bravo.